La parola quotidiana di Dio. Prima che svolgesse l'opera, Gesù viveva semplicemente nella sua normale umanità. Nessuno era in grado di riconoscere che era Dio. Nessuno scoprì che era il Dio incarnato. Il popolo lo conosceva solamente come un uomo del tutto normale. La sua umanità totalmente comune, normale, era la prova che Dio era incarnato nella carne e che l'età della grazia era l'epoca dell'opera del Dio incarnato, non l'epoca dell'opera dello Spirito. Era la prova che lo Spirito di Dio era realizzato completamente nella carne, che nell'era dell'incarnazione di Dio la sua carne avrebbe compiuto tutta l'opera dello Spirito. Il Cristo dotato di normale umanità è una carne in cui si è concretizzato lo Spirito, che possiede una normale umanità, una ragione ordinaria e un pensiero umano. Essersi concretizzato significa Dio che diventa uomo, lo Spirito che si fa carne. Più semplicemente, è quando Dio stesso risiede in una carne con una normale umanità e tramite essa esprime la sua opera divina. Questo è ciò che significa essersi concretizzato o incarnato. Nel corso della sua prima incarnazione, era necessario che Dio guarisse gli infermi e scacciasse i demoni, perché la sua opera era quella di redimere. Per poter redimere tutta la razza umana, egli doveva essere compassionevole e clemente. L'opera che compì prima di essere crocifisso fu la guarigione degli infermi e la cacciata dei demoni, che presagiva la sua salvezza dell'uomo dal peccato e dalla sozzura. Dal momento che si trattava dell'età della grazia, era necessario che egli guarisse gli infermi, mostrando in tal modo segni e prodigi che erano rappresentativi della grazia in quell'età. Poiché l'età della grazia era incentrata sulla concessione della grazia, simboleggiata dalla pace, dalla gioia e dalle benedizioni materiali, tutti simboli della fede del popolo in Gesù. Vale a dire che la guarigione degli infermi, la cacciata dei demoni e la concessione della grazia erano abilità innate dalla carne di Gesù nell'età della grazia. Erano l'opera dello Spirito realizzata nella carne. Ma mentre stava compiendo tale opera e viveva nella carne, egli non trascese la carne. Indipendentemente dagli atti di guarigione che compì, egli possedeva ancora una normale umanità. Continuava a vivere una vita umana comune. Il motivo per cui dico che durante l'età dell'incarnazione di Dio la carne svolse tutta l'opera dello Spirito è che, indipendentemente dall'opera che svolse, egli la svolse nella carne. Ma, a motivo della sua opera, il popolo non considerava la sua carne come dotata di un'essenza completamente corporea, perché questa carne poteva compiere prodigi e, in determinate circostanze particolari, poteva fare cose che trascendevano la carne. Naturalmente tutti questi eventi, quali l'essere tentato per 40 giorni o l'essere trasfigurato sulla montagna, accaddero dopo l'inizio del suo ministero. Quindi, con Gesù, il significato dell'incarnazione di Dio non era compiuto, ma solo parzialmente realizzato. La vita che visse nella carne prima dell'inizio della sua opera era a tutti gli effetti completamente normale. Dopo aver iniziato la sua opera, egli conservò solamente l'involucro esteriore della sua carne. Poiché la sua opera era un'espressione di divinità, oltrepassava le normali funzioni della carne. Dopotutto, la carne incarnata di Dio era diversa dagli umani in carne e ossa. Naturalmente, nella sua vita quotidiana, egli aveva bisogno di cibo, indumenti, sonno e rifugio. Come qualsiasi altra persona e di tutte le necessità comuni,
ragionava e pensava come un essere umano normale. Il popolo lo considerava ancora una persona normale, se non fosse che l'opera che svolgeva era soprannaturale. In realtà, qualsiasi cosa facesse, egli viveva in un'umanità comune e normale e, nella misura in cui svolgeva l'opera, il suo senno era in particolar modo normale, i suoi pensieri specialmente chiari, in misura maggiore rispetto a quelli di qualsiasi altro uomo normale. Era necessario che il Dio incarnato pensasse e ragionasse in questo modo, perché l'opera divina doveva essere espressa da una carne il cui senno fosse normale a un grado molto elevato e i cui pensieri fossero molto chiari. Solo così la sua carne avrebbe potuto esprimere l'opera divina. Durante tutti i 33 anni e mezzo in cui visse sulla terra, Gesù conservò la sua normale umanità, ma a motivo della sua opera durante il suo ministero di 3 anni e mezzo, il popolo pensava che fosse molto trascendente, molto più soprannaturale rispetto a prima. In realtà, la normale umanità di Gesù rimase inalterata prima e dopo l'inizio del suo ministero. La sua umanità fu la stessa per tutto il periodo, ma a causa della differenza tra il periodo precedente e quello successivo all'inizio del suo ministero, emersero due punti di vista diversi riguardo alla sua carne. Indipendentemente da ciò che il popolo pensava, il Dio incarnato mantenne la sua normale umanità originaria per l'intero periodo, perché dal momento che Dio era incarnato, egli viveva nella carne, carne dotata di normale umanità. A prescindere dallo svolgimento o meno del suo ministero, la normale umanità della sua carne non poteva essere eliminata, perché l'umanità è l'essenza fondamentale della carne. Prima che Gesù svolgesse il suo ministero, la sua carne rimase del tutto normale, occupata in tutte le comuni attività umane. Egli non sembrava in alcun modo soprannaturale, non mostrava alcun segno miracoloso. A quel tempo era semplicemente un uomo del tutto comune che adorava Dio, anche se la sua ricerca era più onesta e sincera di quella di qualsiasi altra persona. Questo era il modo in cui si manifestava la sua umanità del tutto normale. Poiché egli non compì alcuna opera prima di intraprendere il suo ministero, nessuno era conscio della sua identità, nessuno poteva riconoscere che la sua carne era diversa da tutte le altre, perché non compiva neanche un miracolo, non svolgeva in alcun modo l'opera di Dio. Tuttavia, dopo l'inizio del suo ministero, egli conservò l'involucro esteriore della normale umanità e continuò a vivere con il senno umano comune. Ma dal momento che aveva cominciato a svolgere l'opera di Dio stesso, a intraprendere il ministero di Cristo e a compiere l'opera che gli esseri mortali, gli umani di carne e ossa, non erano in grado di portare a termine, il popolo suppose che egli non possedesse una normale umanità e che non fosse carne del tutto normale, ma carne incompleta. A causa dell'opera che svolgeva, il popolo diceva che egli era un Dio nella carne che non possedeva una normale umanità. Questa è una visione errata, perché il popolo non comprendeva il significato dell'incarnazione di Dio. Questo equivoco nacque dal fatto che l'opera espressa da Dio nella carne era l'opera divina, manifestata in una carne dotata di normale umanità. Dio era rivestito di carne, dimorava all'interno della carne, e la sua opera nella sua umanità offuscava la normalità della sua umanità. Per questo motivo il popolo credeva che Dio non fosse dotato di umanità.